Bentrovati ai telespettatori di Prima TV e Telenostra. Prosegue il nostro viaggio in Campania attraverso le polis, cercando di mettere a fuoco i problemi e le risoluzioni. Ospite della nostra trasmissione quest'oggi, e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito, è la presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio. Bentrovata. Grazie, buonasera. Come sempre nelle nostre trasmissioni cerchiamo di farci stimolare dalla regia con l'ausilio delle immagini per parlare di problemi concreti, di attualità, e naturalmente una parte la riserveremo anche ai temi più politici, mettiamola così, perché da qui in avanti, insomma, si entrerà poi nel vivo della campagna elettorale. Ma lo sguardo, come sempre, ai problemi, alla quotidianità, alle cose fatte e da fare. Per la campagna elettorale, invece, io credo che la prima foto sia, eccola qui, De Luca, Caldoro, Ciarambino. Anche nel ruolo super partes di presidente, lei avrà colto, come dire, delle differenze. Ci dice un po', ce le inquadra queste tre figure? Sì, De Luca è l'uomo del fare, della concretezza, del pragmatismo, di dobbiamo risolvere le questioni ora e subito, quindi stimolando anche il Consiglio perché procedesse in maniera veloce e affrontasse le questioni. Caldoro è più mediatore, e più con la voglia di tenere dentro per quanto è possibile, ma con cautela, andiamoci piano, vediamo che cosa si può fare. E quindi diciamo, non, rispetto alla concretezza di De Luca, insomma, io vedo Caldoro una persona molto più lenta, molto più che si attarda. La Ciarambina molto istintiva, molto polemica, molto con voglia di fare, però poi teorica. Molto teorica, a differenza di chi concretamente ha amministrato città, territori e quindi deve poi giungere a una sintesi. Senta, ma com'è andata in questi 5 anni la gestione del Consiglio? Non è stata sempre semplice. Io ricordo personalmente anche quando lei mandò un mazzo di fiori a Ciarambino parlando di donne per quell'episodio che si era creato col governatore De Luca, poi rientrata. In generale, questa. Ma devo dire la verità, ci sono stati alcuni momenti anche di tensione, come è naturale che sia, in momenti particolari di un consiglio regionale, quando si vuole affermare, quando ognuno intende affermare le proprie idee. Due o tre episodi un po' eccessivi, però io sono molto soddisfatta di come è andato il consiglio, del fatto che tante leggi, tante davvero, sono state votate all'unanimità, soprattutto leggi che riguardano, insomma, i bisogni delle persone, e devo dire, io credo di aver diretto con pugno fermo il Consiglio, ma rispettando tutti, dando a ognuno il proprio ruolo, a quelli della maggioranza, ma anche condividendo, insomma, gli spazi che voleva l'opposizione. E forse sono in Campania l'unica presidente che l'ha fatto per 5 anni, perché precedentemente, negli anni precedenti, ogni 2 anni e mezzo si cambiava il presidente C'era del la Consiglio, staffetta. quando durava 2 anni e mezzo, se no ogni anno si cambiava il presidente. Io 5 anni e anche qualche mese in più dovuto al Covid. Ci sarà poi forse l'ultimo consiglio regionale ad agosto. La legge o comunque i provvedimenti che secondo lei meritano attenzione o particolare attenzione? Guarda, ce ne sono stati davvero tanti ed è difficile dire questo provvedimento è più importante dell'altro, perché essendo provvedimenti adottati in una regione come la Campania, una regione che è la più grande del Mezzogiorno, la seconda d'Italia, insomma parliamo di una regione con 6 milioni di abitanti, grande quanto il Belgio, anche quello che può sembrare un piccolo provvedimento, ne cito uno che ho firmato io ed è stato approvato non più di 15 giorni fa sulla sentieristica, poi ti rendi conto che non è un piccolo provvedimento perché coinvolge decine e decine di associazioni, coinvolge tutti i parchi, coinvolge l'ambiente, però
E parlo, immaginiamo le leggi quadro, si è fatta la legge quadra sul lato, sulle acque, sui rifiuti, tante leggi per il sociale. Io personalmente ho proposto leggi che riguardano le donne, i giovani, penso a quella sul bullismo, sul cyberbullismo, che insomma mi hanno dato grande soddisfazione. Nel confronto con gli altri presidenti di regione, dei consigli regionali o comunque con le altre regioni, perché lei ha svolto anche questo tipo di attività, ecco, che cosa ha colto la Campania, in che cosa deve migliorare ancora, in che cosa invece può menar vanto? Ma io sì, devo dire con orgoglio e grazie perché me lo hanno fatto svolgere, sono la coordinatrice di tutti i consigli d'Italia ed è la prima volta da che esistono le regioni, sono 50 anni che esistono le regioni, che una donna del Mezzogiorno diventa coordinatrice delle regioni. Se pensiamo alle giunte, sono coordinate per esempio in questo momento dall'Emilia Romagna, da Bonaccini, un grande presidente. Quindi credo che un riconoscimento che hanno dato non solo a me, ma alla capacità delle donne di guidare bene e di lavorare bene quando si impegnano, e poi devo dire con orgoglio, mi permetto di dire, a una donna del Mezzogiorno d'Italia. La Regione Campania, noi lo dimentichiamo, noi abbiamo una capacità autolesionista che talvolta mi impressiona, perché proprio io, avendo il quadro di tutte le regioni, mi rendo conto di quanto siamo avanti su tanti punti. Cito un esempio che in questi giorni sta insomma attivando una serie di polemiche, perché anche il governo insomma pretende che le ultime 5 regioni che non avevano la legge sulla doppia preferenza dovevano fare prima delle elezioni la legge sulla doppia preferenza. In Puglia ancora non ce l'hanno fatto, fino all'altro giorno. Ebbene, noi l'abbiamo approvata nel 2007, io ero assessore alle pari opportunità, prima ancora della legge nazionale, abbiamo portato nelle aule del Consiglio decine di donne, siamo stati apripista, dopo di noi sono venute le regioni del nord, ne ho citata una, ma vale per tante altre. L'osservatorio sulla violenza alle donne ce l'abbiamo solo in 2 regioni. Lei mi sollecita la domanda, diciamo così, poi torneremo sui temi concreti e sui problemi quotidiani, però la domanda politica a questo punto c'è tutta, perché si parla di donne, sembra che il Partito Democratico Avellinese, fatta salva la figura tra l'altro istituzionale, no, della Presidente D'Amelio, il discorso delle candidature invece sia tutto al maschile. Dove sono finite le donne? Non si parla di donne oltre Rosetta D'Amelio. Sono d'accordo e sono molto arrabbiata, perché anche nel Partito Democratico di Avellino noi abbiamo decine di donne amministratrici che del mondo dell'associazionismo, se guardiamo il mondo dell'associazionismo e delle professioni anche della nostra provincia, quante donne abbiamo? Magistrate, medici eccellenti, donne appunto, che assessori brave, pochi sindaci, perché anche lì prevale la logica maschile. Bene, si parla di candidature alle regionali, grazie alla legge del 2007, la provincia di Avellino deve avere 4 candidati, 2 uomini e 2 donne, la guerra è tutta tra gli uomini. Io spero che insomma scatti una ribellione da parte delle donne, anche perché quanto le donne si impegnano, dimostrano di essere più brave anche in politica, e abbiamo ancora bisogno di leggi. E lo dice, tra virgolette, anche contro i suoi interessi, ma questo lo dico io, perché evidentemente se non si parla anche di altre quote rose, va da sé per logica che l'unica donna di cui si parla lì sia favorita, ma indipendentemente poi dal, insomma, non parliamo, non entriamo nel merito, questo saranno gli elettori poi a sceglierlo. Ma abbiamo donne che sono esattamente competenti, brave. Quindi qualcuna deve farsi sentire, secondo lei? Secondo me sì. Io credo che competano esattamente come competo io. Chissà che dopo questo input non arrivi qualche voce nei prossimi giorni, vedremo. Andiamo invece con le fotografie, andiamo a pescare nel nostro archivio. Beh, qui siamo al Covid, mi faccio fare l'avvocato del diavolo. Regione Campania, l'emergenza sanitaria, il centrodestra in particolare, anche l'ultima visita di Caldoro in Irpinia, oltre ad aver etichettato veementemente, forse anche con uno stile che non è proprio di Caldoro, insomma ha parlato di
riportiamo testualmente Cafone Salernitano, che starebbe occupando la provincia di Avellino, non è che la narrazione di De Luca ha prevalso poi sui meriti effettivi del governatore? No, dobbiamo dire che in Campania intanto sono stati eccezionali nel lockdown i cittadini della Campania, diciamolo con orgoglio. Molto, non voglio aprire polemiche con altre parti del paese, ma noi abbiamo dimostrato di essere persone serie, rispettosi delle regole. Qualcuno in qualche altra parte del paese si aspettava che i napoletani, i campani, invece grande serietà, e se i risultati che abbiamo avuto nel fatto che non è dilagato il Covid lo dobbiamo soprattutto ai cittadini. Bene, naturalmente insieme alla responsabilità che abbiamo avuto, sicuramente chi ha diretto la regione, il presidente De Luca, anche con rigore, con fermezza, perché avevamo la preoccupazione che se esplodesse qualche situazione nei quartieri spagnoli, nell'Inderland di Napoli, dove c'è la densità popolativa più alta d'Europa, avremmo davvero rischiato l'ecatombe. Quindi pugno di ferro sicuramente, rigore, regole stringenti, ma che sono state rispettate e accettate da tutti. Sul tema della sanità invece c'è ancora da fare, che cosa ha insegnato il Covid e dove bisogna puntare, insomma sappiamo bene che su questo anche l'Alterpini in particolare invoca sempre di più risorse. Allora noi dobbiamo essere anche sulla sanità, essere seri fino in fondo. Noi veniamo da 10 anni di commissariamento, quindi di tagli. De Luca ha fatto miracoli, lo dico davvero, e lo dico come un'operatrice della sanità, io vengo da quel mondo, sono in aspettativa, diciamo che è un settore che conosco. Ha fatto miracoli, siamo fuori dal commissariamento, quindi i tagli che abbiamo dovuto subire nel non poter fare concorsi, adesso insomma respiriamo. E devo anche ringraziare gli operatori della sanità, noi ci lamentiamo tante volte, perché con poche energie, con poco personale sono stati eroici, sia in passato sia in questi momenti di pandemia. E però c'è un dato nazionale, noi sono anni che facciamo battaglie, io lo ricordo anche quando ero assessore alle politiche sociali. Adesso dobbiamo utilizzare questa occasione per riequilibrare il riparto, perché si fa il riparto rispetto alla popolazione anziana, bisogna fare il riparto anche rispetto ai bisogni, alla povertà, al disagio. Noi prendiamo 300 milioni in meno all'anno, quindi abbiamo fatto miracoli. Che cosa ci ha insegnato questa pandemia? Che, e questa riguarda da tutta l'Italia, anche le regioni che avevano più risorse di noi sulle strutture ospedaliere, che se non rafforziamo la medicina territoriale, se non abbiamo un infermiere di comunità per ogni numero di abitanti, se non curiamo a casa i malati, le pandemie torneranno, continueranno, ce lo dicono i dati scientifici, perché va così il mondo. Noi dobbiamo curare a casa e avere poi una sanità ospedaliera ultra eccellente. Magari parleremo tra poco anche della psicologa di base o dello psicologo di base, un altro provvedimento recentemente adottato, ma la domanda, sempre volendo fare l'avvocato del diavolo, insomma, senza controparte, mi consentirà la Presidente D'Amelio, come scegliere i manager in sanità? Devono prevalere ancora le logiche politiche quando le logiche meritocratiche potranno insomma invece dominare la scena e forse avere dei risultati ancora migliori? Allora io credo che non debbano prevalere le logiche politiche, l'ho sempre detto. Devo dire, forse la meraviglierò o forse si aspetta da me una risposta di questo tipo, per quello che mi riguarda, rispettando i requisiti, perché chiaramente per entrare negli albi bisogna avere determinati requisiti, io sarei per sorteggiare i direttori generali, per sorteggiarli, così diamo un segnale chiaro che non c'è nessuna prevaricazione della politica. Qualsiasi direttore generale ha lavorato nella mia provincia, lo può dire pubblicamente, non ha mai avuto da me una richiesta di aiutare o di privilegiare qualcuno. A tutti ho detto, anche in questo momento, in un confronto con il direttore dell'azienda ospedaliera, che è un'azienda di eccellenza, ho detto, state facendo i concorsi per i primari, mi raccomando direttore,
scegliete i migliori, scegliete i migliori, perché questo aiuta la nostra azienda a diventare un'eccellenza in tutta l'Italia meridionale. Credo che così bisogna ragionare. Credo che queste debbano essere, siano parole della Presidente, che debbano essere sottoscritte e che debbano andare poi al di là dei partiti e degli schieramenti. Andiamo alla foto 7, perché il tempo a nostra disposizione è comunque poco, quindi cerchiamo di andare sulle questioni. Qui c'è una foto di Cairano. Bellissima e al tempo stesso nostalgica o comunque esemplificativa di una realtà che riguarda evidentemente le aree interne di tutto il paese, non solo della Campania, dove lo spopolamento dilaga. Come si inverte questo trend? Meravigliosa quella foto, grazie, perché davvero è meravigliosa. Quando io sono diventata coordinatrice di tutti i consigli d'Italia, ho affidato al Censis una ricerca sulle aree interne in tutta Italia, perché sono la presidente di tutti i consigli. E i dati che sono venuti fuori, De Rita è stato straordinario nella ricerca, ma anche nell'illustrarli, ci hanno detto che tutte le aree interne, quelle del nord, persino con numeri in percentuale molto più avanzata della nostra, perché noi arriviamo con un po' di ritardo, si sono spopolate, e questo meccanismo continuerà se non ci sono politiche che invertono gli standard tradizionali dello sviluppo che hanno accompagnato il Paese in questi anni. Intanto bisogna lavorare sulle infrastrutture, io ci credo, se non colleghiamo i piccoli paesi, un giovane non potrà mai abitarci, non ci vorrà vivere, e noi abbiamo bisogno che lì vivano i giovani. Devo dire, il Covid ci può dare, nella tragicità della questione sanitaria, una realtà diversa può porre ai piccoli paesi, perché come si fa a vivere nelle città sovraffollate, chiusi in casa, per fare l'80% di smart working, il 70% di smart working? Le racconto un episodio veloce, so che i tempi sono brevi, ma forse valgono più gli esempi. Grazie. Nel mio paese io ho incontrato tre ragazzi che mi hanno detto, ma che fate qui i giorni scorsi? Perché sono giovani che lavoravano a Milano. Mi hanno detto, Presidente, noi lavoriamo ancora a Milano, siamo in smart working, ce ne siamo venuti a casa nostra, poi ogni 15 giorni ci dobbiamo andare, ogni mese ci andiamo, ma viviamo qui, siamo bene, siamo felici e resteremo qui. Quindi sempre di più i nostri luoghi, dove si vive meglio, si mangia meglio, si vive in casa e che non sono palazzi dove è difficile respirare, con un ambiente sano, ripeto, lavorando sulle infrastrutture, possono essere luoghi in cui... Anche infrastrutture digitali di rete, no? Per lo smart working c'è bisogno della connessione. Da quelle materiali a quelle digitali e di rete. Ma scusate, perché non si deve vivere a Cairano e invece si deve vivere nella periferia anonima di Milano, di Napoli? Noi dobbiamo essere in grado di utilizzare le risorse che l'Europa ci ha dato, la nuova programmazione europea in direzione delle aree interne, ma non col lamento delle aree interne, con la capacità delle aree interne di dire da qui può partire lo sviluppo diverso del paese. A Lioni si sperimenterà, abbiamo fatto un decreto di 30 milioni di euro, l'abbiamo firmato in pieno Covid, Borgo 4.0, e in Italia siamo stati in competizione con Torino, abbiamo vinto noi l'auto idrogeno elettrica senza autista, e questo ha dimostrato, abbiamo vinto su Torino, che da questo punto della digitalizzazione insomma è una delle città più avanzate d'Italia. Noi dobbiamo fare sfide puntando in alto, non pensando che, io spesso litigo con gli amici miei quando dicono l'ospedale sotto casa. Certo che ci vuole l'ospedale sotto casa se c'è un infarto, se c'è un'emergenza, ma se io devo avere 10 reparti identici dove preferisco l'eccellenza dell'ospedale, la medicina territoriale, la digitalizzazione, le reti e tutto ciò che mi dà una risposta immediata. Dal punto di vista, la Presidente D'Amelio ha espresso tanti concetti anche importanti, insomma, al di là delle lamentazioni poi bisogna anche attivarsi per risolverli i problemi. Voglio chiederle, alla luce della sua esperienza, se nel prossimo quinquennio della Regione Campania lei intravede la necessità
necessità oppure no di un assessorato alle aree interne. È una lamentazione e quindi non c'è bisogno poi della figura dell'assessore, oppure la figura di un assessore alle aree interne, mi riferisco ad Avellino e Benevento, non solo ad Avellino, può invece dare quel quid in più per raggiungere questi risultati, questi obiettivi sulle infrastrutture piuttosto che su quello che serve per sviluppare il lavoro. Allora, io le aree interne, tra l'altro, non sono solo Avellino e Benevento, noi abbiamo Caserta, l'Alto Matese, abbiamo la parte del Cilento e dell'interno Salernitano, anche in Campania. Il 60% sono aree interne, noi spesso no, infatti fa bene la Presidente a precisarlo, perché a volte no, ci si lamenta, ma poi se pensate ad Agropoli o altre realtà, o al Vallo di Diano, nelle zone interne, ci sono giovani che poi si spostano sulla costa per lavorare, no, in questi periodi, però durante tutto l'anno anche lì, anche sulla fascia costiera, si soffre la mancanza di lavoro, quindi... Dobbiamo rilanciare in generale. Io credo che per una fase nella quale dobbiamo andare a un riequilibrio vero, si può pensare a un assessore alle aree interne, perché può avere un'attenzione particolare, però non deve essere l'assessore alle aree interne che parla, teorizza senza risorse, perché io credo che la partita siamo in fase di nuova programmazione europea. Anche per la Regione Campania, oltre che i fondi che ci dà l'Europa in generale per il Covid, siamo alla programmazione 21-27. In questi giorni stiamo discutendo con Roma. Qui ci devono stare le aree interne, qui ci devono stare. Quindi è fondamentale non tanto e non solo una delega alle aree interne, quando le politiche complessive di sviluppo della Campania mettono risorse e programmano per le aree interne. Andiamo ancora con la regia, andiamo avanti con le fotografie, facciamo scegliere alla regia. Qui siamo in Costiera Amalfitana e sull'altopiano dell'Aceno al tempo stesso, le bellezze di questa terra che possono o dovrebbero, devono generare sviluppo e lavoro, i tempi sono quelli che sono e lo sappiamo. Come si crea lavoro? Domanda da 1 milione di euro. Si crea lavoro intanto... è anche un po' complesso in questo periodo parlare di turismo, no? Diciamoci la verità. E però anche qui mi diceva un albergatore mio amico dell'Aceno, nonostante le difficoltà che vive l'Aceno, ma noi sabato mattina annunceremo che partono i lavori per le seggiovie. Questa è una bella notizia. Perché sabato mattina c'è una grande manifestazione delle donne operate al seno che si farà sull'Aceno, perché si può fare una manifestazione solo sull'Aceno, perché lì abbiamo gli spazi per il distanziamento sociale. Ma mi diceva un mio amico albergatore che tutte le case singole all'Aceno sono state fittate per tutta la stagione. Me lo diceva anche nel mio paese, non si trovano più case, negli altri paesi, perché il turismo è solo nazionale, addirittura regionale, ma ognuno vuole uno spazio, vuole il verde, vuole delle case, quindi noi dobbiamo attrezzarci da questo punto di vista, può essere un'occasione, e però poi dobbiamo essere moderni, innovativi e fare in modo che da questi territori si possano fare tutti i lavori. Chiaramente ancora abbiamo problemi di rete, non è più possibile. La priorità nella prossima programmazione è che un'infrastrutturazione totale ci vuole, pensiamo insomma a una rete che deve raggiungere anche il più piccolo paesino. Per non parlare delle aree industriali e certo, delle eccellenze che hanno bisogno. Le do una chicca, credo che a lei faccia piacere, perché è una proposta tra l'altro che ha fatto il PD in queste ore al Presidente De Luca di Avellino, ma che io condivido, di pensare ad Avellino a un distretto biomedicale. Com'è Mirandola? Mirandola l'ha fatta dopo il terremoto. Noi qui abbiamo due centri di ricerca, lo dimentichiamo, noi abbiamo l'università, sono a due passi però, Benevento. Abbiamo Biogen, tre, CNR, abbiamo strutture convenzionate, mi viene in mente Malzoni, mi viene in mente la clinica cardiologica, abbiamo ospedali, un ospedale di secondo livello, perché non sperimentare ricerche? Abbiamo l'Altergon a Murra de Sandis, altre aziende, un grande distretto medicale, fare il gemellaggio con Mirandola. Io credo che in questa programmazione noi dobbiamo prevedere questo per la provincia di Avellino, anche questo.
Questa è un'altra bella notizia, insomma, grazie anche per queste anticipazioni, anche quella dell'altopiano dell'Aceno sicuramente sarà una notizia che troverà eco perché è molto, molto attesa dopo le lacrime, diciamo, le abbiamo viste anche dei pastori, insomma, per come era andata, come si era messa in passato negli anni la stagione invernale. Foto numero 9, siamo alle ultime due, quindi siamo davvero alle battute finali. Qui siamo sull'alto calore, che richiama tanti temi, primo dei quali è sicuramente l'emergenza idrica che in qualche modo in queste ore, in questi giorni vivremo perché ci sono una serie di lavori in corso a Cassano, in particolare per la sostituzione di vecchie condotte, ma più in generale. Questo braccio di ferro con la Puglia poteva essere ancora più forzato, si poteva osare ancora di più per mettere mano ad un problema atavico. Diciamo che noi stiamo ancora forzando, non è chiusa la partita con la Puglia, che deve, con grande rispetto, deve avere l'acqua perché l'acqua è un bene pubblico ed è di tutti. Io sono molto rigorosa, ho votato il referendum per l'acqua pubblica. Però un bene come quello dell'acqua, insomma, deve avere dei riconoscimenti per le popolazioni che l'acqua la producono, per i territori che l'acqua la producono. L'abbiamo messo nella legge sull'acqua. E quindi con la Puglia dobbiamo definire ancora meglio. Però c'è un problema serio, che quanta acqua noi perdiamo per le reti vetuste. Noi perdiamo la metà dell'acqua. Ed è un'offesa al bisogno di tanta gente che non può avere acqua. Noi dobbiamo pensare a un piano per le reti anche qui. Non ce n'è. Abbiamo fatto abbastanza, ma non avevamo molte risorse, l'abbiamo ereditata la vecchia programmazione. Caldoro chiama Cafone De Luca. Poi Stefano, devo dire che è così delicato, io pure mi sono meravigliata. Ma noi abbiamo ereditato una programmazione passata che, insomma, non ha messo al centro le aree interne. Adesso bisogna invertire l'acqua della quale noi siamo ricchi, deve essere la nostra ricchezza. Quindi uno dei punti in cui dobbiamo investire, ma io penso a un piano per cui dobbiamo investire almeno 1 miliardo di euro, come abbiamo fatto per il piano socio-economico, per il rifacimento delle reti idriche della nostra regione, che sono colabrodo. Mi faccio fare sempre l'avvocato del diavolo. Partendo dal Covid e dall'emergenza sanitaria, c'è stata una scelta politica precisa, quella di destinare aiuti concreti subito, il governatore De Luca lo ha rivendicato a più riprese, in vari settori, e quindi abbiamo visto ancora oggi i bandi sono in corso, ci sono i soldi che arrivano materialmente poi nelle tasche delle persone, degli imprenditori, delle diverse categorie che hanno vissuto, che vivono difficoltà. Il punto qual è? La domanda cattiva mi consentirà, mi passerà questo termine. Non è che questi soldi li abbiamo tolti ai comuni dalle progettazioni e dati sostanzialmente alle persone, però poi sui progetti di sviluppo bisognerà, insomma, fare i conti con l'assenza di risorse. No, perché l'Europa, nonostante, insomma, un po' più di burocrazia la sta togliendo di mezzo, non ci permetteva di utilizzare soldi che sono per le infrastrutture, per l'ordinaria amministrazione. Diciamo che davvero si è lavorato con grande serietà e devo dire io mi sono meravigliata del fatto che tanti lavoratori della regione sono stati notte e giorno. Quindi noi parliamo sempre anche degli impiegati pubblici, come di quelli che non vogliono fare niente. No, perché le risorse arrivassero. Abbiamo rimodulato e recuperato risorse che si erano perse, che erano andate in perenzione, perché questo ci ha permesso l'Europa di fare. Abbiamo potuto recuperare massicce risorse. Il piano socio-economico della regione è il più importante e il più grosso dal punto di vista economico d'Italia, 1 miliardo di euro, che è andato alle pensioni minime, agli artigiani. Certo, la regione non è lo Stato, ha potuto fare quello che poteva fare, ma l'ha fatto anche in tempi veloci. A me mi dice il mio parrucchiere quando ha riaperto, ci sono riandata, ha detto: già ho avuto i soldi della regione, per me è stato un piacere sentirmi Immagino dire che questo. poi toccare concretamente con mano i provvedimenti che vengono adottati sia il massimo per chi si impegna in politica, no? Poi in fondo è questo. Siamo in chiusura, Presidente. Lei sul Partito Democratico già ci ha detto delle cose, ha parlato anche della candidatura donna. Come si scioglie questo rebus dal suo punto di vista?
Intanto c'è un deliberato della direzione regionale, ma che ha fatto 5 mesi fa, che si parte con gli uscenti, quindi, a meno che non vogliono ricandidarsi gli uscenti, e poi bisogna che i segretari provinciali, ad Avellino c'è un commissario, insieme con il regionale definiscono il percorso più utile. E certo, ad Avellino, devo dire la verità, noi abbiamo una provincia che c'è un partito democratico vivace, troppo vivace, fin troppo vivace, tant'è che sono 4 anni che non si riesce a eleggere un segretario, e questo ritengo che sia grave, e però c'ha il 70% degli amministratori, dei sindaci, 4 posti, 2 uomini e 2 donne, rispetto ai desideri, alle legittime ambizioni, sono pochi. Bisogna trovare la giusta sintesi. Si arriverà al 22 di agosto, insomma. No, beh, il 20 si presentano le liste, io credo che gli organismi, perché poi le il 21 liste, a mezzogiorno, ecco, si arriverà non è possibile perché devono essere approvate dalla direzione regionale. E quindi io credo che, mi illudo, ma entro il 10-12 agosto si dovrebbe in qualche modo definire il percorso. Qual è il luogo della regione Campania, e questa è l'ultima domanda, al quale lei è particolarmente legata o più legata? Scelga lei. Ma la regione Campania è così bella che davvero è difficile dire qual è il luogo. Però devo dire che io sono legata al mio territorio, alle aree interne. Quindi un paese, amo tutte le aree interne. Ci dica un posto dove però andrebbe magari nelle prossime ore, ecco, per stare un po' tranquilla magari. Andrei sull'Aceno, io ci andavo da bambina e andrei sull'Aceno. E poi c'ho un posto di mare al quale sono legata, legatissima, ci vado da 20 anni, che è Punta Licosa a San Marco di Castellabate in Cilento. Ecco, abbiamo concluso così con le bellezze della Campania interne e della fascia costiera. Grazie alla Presidente D'Amelio, ci riaggiorneremo evidentemente più avanti, buon lavoro. Grazie a quanti lavorano invece dietro alle telecamere per la realizzazione delle trasmissioni, grazie a voi che ci avete seguito e buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie ancora. Grazie a lei e a tutta la redazione. Buon proseguimento.